E quindi avete già controllato gli orari? Sono le 10 in punto? Come quasi? Il mio è piazzato su Greenwich, le 10. Allora, buonasera a tutti. Come state? Belli freschi, vero? Allora, questa sera io chiamo qua sul palco, se non sono già saliti, sia Mimmo Sorace, Mimmo ci sei, nonché Vincenzo Romeo, che è veramente il nostro, come dire, navigatore. Navigatore, ecco, proprio così, ci farà viaggiare in una dimensione spazio-temporale che difficilmente si potrebbe immaginare se non facendola con lui. Prima però di passare la parola a Mimmo e a Vincenzo, io vorrei chiamare l'artista di questa sera, la fotografa, la signora Fotia. Un applauso. Allora, ci sono queste fotografie che soltanto guardandole accendono i sogni. E poi ci sono le altre realizzazioni che non hanno bisogno di essere collegate alla corrente elettrica per accendersi e per accenderci. Però ce lo faremo dire da lei meglio come riesce a realizzare tutto questo. Prego. Buonasera, ringrazio i collaboratori, insomma, che mi hanno invitata e mi hanno dato l'opportunità di farmi conoscere, innanzitutto. Che dire? Allora, da dove inizio? Dalle fotografie. Dunque, la fotografia come la vivo io, in realtà? Io dico sempre è la mia cura. E lo è, davvero, perché la fotografia riesce, per quanto mi riguarda, a scavare dentro il mio animo e tirare fuori tutto ciò, i miei stati d'animo poi in realtà sono. E io dico sempre la mia cura perché? Perché invece di andare magari a prendere antidepressivi, ansiolitici, che sono comuni ormai negli stati d'animo nostri, io prendo la macchina fotografica e invece fotografo tutto ciò che sento in quel momento. Faccio tanta natura morta, faccio alcune volte anche macrofotografie perché mi interessa anche il mondo che ci circonda, ma che noi non vediamo, che sono quelle magari degli insetti, la piccola, tutto ciò che davvero ci circonda ma che non diamo attenzione. Invece ricerco proprio, faccio proprio una ricerca di tutto ciò che è intorno a noi ma che non vediamo, però c'è. E quindi è la mia cura, davvero, me la vivo in questo modo. La scultura invece nasce per caso, nasce durante il grande lockdown che abbiamo vissuto tutti, e mi ritrovo questi blocchi che io prima del lockdown trovavo a mare, proprio sulla spiaggia. Io amo passeggiare in riva, insomma, al mare, li trovavo e me li portavo a casa. Dico, boh, qualche giorno farò qualcosa, verrà fuori qualcosa. Quel giorno è arrivato, purtroppo, il grande lockdown, e da lì è scaturito tutto. Ho iniziato la mia prima scultura, mi ricordo è stato ciò che ci mancava proprio in quel momento, che ci hanno forzato a non avere contatti umani, ed è stato l'abbraccio e il bacio, che non ho qui, è a casa. E da lì poi è partito, mi sono ritrovata e dico, ok, questa è il mio yoga. Mentre la fotografia è la mia cura, quella che mi cura davvero quando ho dei miei momenti che vado giù di morale, invece la scultura è il mio yoga, cioè quello che mi ristabilisce, quello che mi dà davvero un equilibrio proprio interiore. E lo porto avanti, spero in futuro anche di continuare così. Complimenti davvero. A dire la verità io non mi ero accorto che quella era natura morta, perché guardandola più viva di quella, sì, non,
Grazie ancora. Allora, iniziamo questo viaggio. E quante volte ci siamo chiesti, ma come facevano i nostri antichi a viaggiare da Napoli a Reggio Calabria? Possibile che non c'era niente. Come facevano? Visto che non ce l'ha raccontato nessuno, stasera è arrivato chi ci farà non soltanto viaggiare, ma anche vedere. Allora, io passo la parola prima a Mimmo e poi di volta in volta viaggeremo. Io mi siedo, scusate. Allora, buonasera, sono Mimmo, chi non mi conosce, sono Mimmo Sorace ed è la prima volta che mi trovo a dover presentare un libro in questo ruolo insolito, quindi vi chiedo scusa se devo, se faccio qualche errore, qualcosa di imperfezione, insomma. Vorrei ringraziare anche l'associazione Amici del Libro, che per penso sia il decimo anno più o meno, o quasi al decimo, ecco, che riesce a organizzare tutti gli anni questa bellissima manifestazione, che è una delle poche, purtroppo, manifestazioni veramente, che si possono definire veramente culturali, nell'ambito di un cartellone estivo siderese che è fatto di sagre, di creste e di sciocchezze, scusatemi se posso dire, che ci stanno pure, ma ci stanno se le mettiamo all'interno di un programma più ampio e più di contenuti, perché altrimenti una società come la nostra, se non riusciamo ad alzarla un pochino di livello, resta sempre rasoterra e non va bene. Vorrei ringraziare anche l'amico Enzo Romeo, autore del libro, con il quale ci conosciamo da tanti anni e che ha voluto che fossi io a presentare questo suo lavoro. E allora io presento Enzo Romeo a questo punto, perché prima di parlare del libro diciamo chi è Enzo Romeo. Enzo Romeo è un nostro concittadino, non tutti lo sapete, forse nessuno, è di Siderno, è nato a Siderno, viene ogni anno a Siderno. A 19 anni, dopo il conseguimento della maturità di geometra, va a Torino, si trasferisce a Torino, dove inizia a lavorare in un'azienda privata, sempre nel settore edile, però naturalmente a livello di geometra. Entra successivamente nel comune di Siderno, del comune di Torino, diventa dirigente ha lavorato sempre lì per tutta la sua carriera nel settore del patrimonio edilizio e dell'urbanistica. È un amante di geologia, è un amante ha fatto diversi libri. Il primo di tutti è un libro che si chiama appunto La Calabria, la sua storia, i suoi terremoti, in cui descrive tutti i terremoti che sono succeduti in Calabria dall'anno 1 all'anno 2000. Sono libri di studio, non sono libri di facile lettura, però molto molto interessanti per chi opera in quel settore. In parallelo ha effettuato anche delle ricerche sui materiali lapidei che erano stati impiegati nel corso degli anni in tutti i vari centri calabresi e ha dato un contributo con articoli apparsi sulle riviste speciali Calabria Sconosciuta, che sono articoli proprio del settore. E ha fatto anche, come amante della geologia, ha fatto anche un CD interattivo perché ha studiato tutta una serie di materiali di marmi e di rocce italiane ed estere e l'ha tutta racchiusa in un CD interattivo. È autore anche successivamente, ha pubblicato altri due libri che si chiamano Sentinelle Dimenticate, nel quale lui, attraverso uno studio approfondito che lui stesso ha effettuato sul campo lungo tutta la costa ionica, la costa tirrenica della Calabria, ha messo tutte le torri, tutte le fortificazioni che presidiavano i territori calabresi dagli attacchi dei Saraceni. Ha tenuto anche parecchi corsi in intramenia, come nella facoltà di architettura di Torino. Stasera parleremo con lui del suo ultimo libro, dal titolo Are Bur, e il cui sottotitolo, che è un viaggio nel passato sulle tracce dell'antica Regia Strada per la Calabria, per illustrare ad un amico piemontese la Calabria e la sua memoria storica, chiarisce in modo esplicito che si tratta appunto di un viaggio a ritroso nella storia e nella geografia antropica della nostra regione. Rispetto alle precedenti opere, sempre dedicate alla sua terra come abbiamo visto, quest'ultima presenta una maggiore accentuazione dell'aspetto storico. E poiché la storia è necessariamente anche tradizione, le vicende narrate in questa storia, che è poi il mondo dell'uomo e della sua avventura, non possono essere separate dalla sua tradizione. Però non tutto ciò che viene consegnato dal passato, cioè il latino tradere significa letteralmente appunto consegnare, affidare, dicevo, non tutto ciò in cui vi è tradizione costituisce necessariamente un valore qualcosa che va necessariamente
riportato, amato e conservato. La tradizione che Enzo difende esprime un carattere essenziale che si alimenta delle sue bimillenarie radici greco-latine, radici sulle quali nel corso dei secoli sono cresciuti, si sono innestate altre culture, altre civiltà che hanno lasciato tracce significative ed indelebili nell'evoluzione storica dell'intero nostro territorio regionale e del suo popolo. Nel libro sono perfettamente fusi e naturalmente equilibrati l'attaccamento alla terra natia, che come il primo amore non si scorda mai, ed il legame con la terra adottiva, Torino, i cui vincoli col passare degli anni per Enzo si sono sempre più rafforzati, tant'è che spesso lui, quando conversiamo, dice: io ho due passaporti, un passaporto calabrese e un passaporto piemontese. Attraverso una ricerca puntuale, precisa e puntigliosa, l'autore attinge nella vasta bibliografia della nostra regione ed intreccia la sintesi storica attraverso una tessitura letteraria originale ed accattivante, immaginando di raccontare ad un amico piemontese vicende di questa sua terra, il cui perno è appunto la Strada Regia delle Calabrie, la più lunga ed importante via di comunicazione terrestre dell'Italia meridionale, che è sorta sui resti dell'antica Capua Regium di origine romana, la consolare romana sostanzialmente. Questa strada fu stata percorsa per molti secoli da eserciti, funzionari di Stato, staffette postali e numerosi aristocratici che nel Settecento si recavano in vista nei luoghi del Grand Tour attraversando territori sconosciuti ed impervi, su cui si tramandavano racconti di fatti misteriosi e cruenti. Nel libro troviamo molti riscontri tecnici che sono e restano parte essenziale e come tale interessano di per sé soprattutto il lettore appassionato di soluzioni ingegneristiche e costruttive. Questi sono gli aspetti caratteri materiali del libro, che di cui Enzo certamente fra poco, attraverso una serie di slide che lui ha preparato, ci illustrerà e ci descriverà con dovizia di particolari. A questo punto penso però che vada fatta una riflessione particolare sul concetto di viaggio e sul titolo del libro Aller Burr, espressione che tradotta dal francese significa letteralmente all'indietro, ma che potremmo tradurre anche con controcorrente, ovvero con l'intenzione dell'autore di risalire la corrente del tempo, un tempo che non rivive solamente nella ricerca del passato della Strada Regia, ma che è anima di storie fattesi leggenda e di leggende che continuano a rivelarci la verità. Ritengo che il libro debba essere apprezzato come il resoconto di un viaggio vero e proprio dal quale il passato continui a trarre nuova vita. Esso si prefigge infatti di prendere per mano il lettore, farlo salire direttamente su una carrozza, lo vediamo anche lì nella slide, ed accompagnarlo alla scoperta, forse meglio, alla riscoperta di tanti luoghi della Calabria ormai avvolti dall'oblio. Noi oggi quando parliamo di viaggio siamo abituati a parlare dei viaggi organizzati, di quelli che ci propinano i tour operator e che ci fanno apparire come qualcosa di sublime, di magnifico, però quello non è un cibo che ci alimenta lo spirito ce lo alimenta Enzo con questa sua voglia di questa operazione di memoria storica, che è la cosa più importante. Infatti se conservare la natura è oggi una necessità, anche per mangiare e per bere, conservare il passato e la sua memoria è altrettanto necessario per salvaguardare il patrimonio nazionale e soprattutto quella della sua estremità meridionale, la Calabria. Ed è proprio questo il messaggio che il libro ci lascia: rinnovare la memoria storica, le sue tradizioni e i suoi immensi valori artistici, culturali ed umani. Ora do la parola ad Enzo, così ci illustra un po' tutto il suo lavoro. Grazie. Pronto? Grazie delle introduzioni. Molti di voi mi hanno chiesto perché Aller Burr. Ma non potevo inventarti un altro vocabolo, un'altra qualche cosa? Ebbene, Aller Burr, che accompagna il vocabolo viaggio, il cui significato è all'indietro, penso che aderisca perfettamente al contenuto del mio libro, il quale si prefigge di risalire la corrente storica della Calabria nel tempo, animandosi di fatti e circostanze talvolta
fattesi leggende o di leggende che spesso rivelano la realtà, come aveva detto anche il mio amico. Accompagnato dal mio amico piemontese, che non a caso rappresenta il legame con il Piemonte, la mia seconda patria, io, viaggiando nel passato, ripercorro la Calabria sulle tracce dell'antica strada regia per le Calabrie, accennando alla storia dei paesi che incontro, che poi non è altro che la storia di questa terra alla quale io sono profondamente legato. Oggi sembra persino paradossale immaginare un viaggio siffatto, poiché lascerebbe poco spazio alla narrativa, ma non è così. Il mio libro, pur viaggiando nel passato trascorso, ha l'intento di accompagnare il lettore alla riscoperta, alla rivalutazione del nostro territorio che per lungo tempo è stato isolato, sia dalle barriere montuose che lo cingono a nord, sia dalla mancanza di vie, di vere vie di comunicazione, sia ancora dalla quasi inaccessibilità delle sue meravigliose coste povere di approdi. Quelle che racconto sono pillole di storia impregnate di tradizione, tradizione che vuole essere viva e quindi creatrice, capace di muoversi continuamente nel rispetto assoluto del passato, quasi sacrale, indipendentemente da che cosa sia stato codesto passato. E questo qui si commenta da solo, perché anche questa è storia. Questo è il primo paese di un certo interesse che incontriamo. Si sente? Ah, ah sì, sì, sì. Io mi prendo degli appunti perché... E il primo paese che incontriamo, scendendo giù, e quindi da nord verso sud, è annoverato tra i borghi più belli d'Italia, leggo la slide, è incastonato nella corona dei Monti del Pollino, su un alto sperone roccioso che scende a picco sulla vallata del fiume Coscile. È di origine romana e dell'antica Sommarum. Ora, questo... Io ho visto di notte questo paesino ed è veramente una cascata di colori. Noi molte volte andiamo chissà dove per vedere, magari su verso Napoli o Sorrento, per vedere questi paesini che sembrano poi delle pitture o dei presepi, ma solo a un passo ce l'abbiamo. Abbiamo Sottomoramo che è un paesino meraviglioso ed è annoverato fra i borghi più belli d'Italia, quindi pensate un pochino. Io qui ho preso 4 appunti, tanto perché c'è un libro molto vasto. E... Guardate, vedere Morano o visitare Morano anche dal punto di vista così culturale è molto bello e interessante, perché lì ci sono delle chiese e dei quadri in queste chiese che sono di notevole effetto, poi anche di notevole pregio. Sto guardando qui se trovo qualcosa che mi ricordo Morano, ma perché dov'è? Il maniero che vedete su in alto a destra è di origine normanno-sveva, e questo maniero compare nei registri angioini dal 1270 in avanti.
Per cui è un paese molto antico, molto interessante, ed è oggi uno dei paesi dove all'interno della chiesa di San Bernardino da Siena, che fu edificata nel 1452 per volontà di Pietro Antonio Sanseverino, e qualcosa di veramente originale, qualcosa veramente che lascia il fiato sospeso, per cui unitamente alla chiesa di San Bernardino, come dicevamo prima, è qualcosa dove all'interno che ha una sola navata, con tre cappelle, possiamo, ed è arricchita da un polittico di Bernardino Vivarini, del 1477, leggo qui testualmente. Non solo, ma c'è una bella statua marmorea raffigurante la Madonna degli Angeli, che è di Antonello Gagini. Quindi ci sono, voglio dire, delle cose notevoli in questo paesino. Noi immaginiamo soltanto Morano, quando passiamo dall'autostrada lo vediamo, Morano. Invece no. Dovremmo soltanto fermarci un pochino di più e capire, studiare la nostra storia, che in fin dei conti è quella che poi ci rimane. È quello del nostro animo. Potrei ancora andare avanti. C'è anche la bellissima chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dove ci sono due statue marmorie che sono scultura di Pietro Bernini, ecco qui, da non confondere con l'omonimo Gian Lorenzo Bernini. E comunque noi, questo per un discorso più generale, nel senso che dovremmo soffermarci molto su questi nostri paesi che sono all'interno. Oggi noi scendiamo giù a Torino, da Milano, e guardiamo soltanto la litoranea. Se facessimo un pochino più attenzione, potremmo ancora vedere delle cose molto interessanti che sono all'interno della Calabria, dove veramente si è fatta la storia. Ecco, questa era l'ape cipolla di cui parlavo. Adesso vediamo cosa la trovo qui. Aiutami. Torni indietro. E questa qui è la strada romana, è la spolla che dice testualmente, c'è scritto testualmente, con una, potete anche leggerlo, e conferma come la prima stazione in Calabria era Morano, e poi scendeva giù fino ad arrivare a Reggio. Questa strada in realtà ad oggi si chiama Adda Popilia, ma questo è un nome un po' inventato da noi, perché Vitruvio, quando parlava delle strade nostre, quindi quelle del meridione, parlava di una via che collegava Aurelia con Reggio, e tuttavia ci è dovuto mettere un nome, tanto perché la potessimo determinare meglio. Ed era una strada lunga, 400 più scritto forse. Ecco, era una strada lunga 321 miglia, pari a circa 475 chilometri, e quindi un po' come la Salerno Reggio Calabria. E tuttavia serviva per, come una nuova organizzazione del territorio, sia militare sia commerciale. Le nuove ville, a carattere contemporaneamente agricolo e abitativo, decretavano finalmente la fine dell'isolamento degli antichi centri urbani greci.
Baino. E forse il castello mi tenete dritto lì. Ecco, Borgo Laino, questa fotografia qui è stata fatta prima del terremoto. In realtà oggi Borgo Laino non è così, ma è disperatamente peggio. Ecco, Borgo Laino è una delle tre ipotesi. La strada romana, per quanto concerne la Calabria, partiva da Rotonda e scendeva giù con tre diverse soluzioni. La prima soluzione è quella della strada Reggia e quindi era normale che fosse quella, perché la strada Reggia, che guarderemo più avanti, era quella costruita nel solco della strada romana, tant'è vero che la chiamavano la Consolare. Un'altra ipotesi è quella che passava da Rotonda, girava e passava per Mormanno. E la terza ipotesi era quella che invece passava per Laino, castello, perché a monte c'è un vecchio ponte, ormai completamente quasi abbandonato e distrutto. Si pensava che su questo vecchio ponte e sul torrente Battendiero fosse la terza via di comunicazione per accedere a Morano. Noi ci piace ricordare in questo contesto anche Mormanno, e perché Mormanno è un bellissimo paese nell'arco del Collino, ci presenta una caratteristica particolare. Noi vediamo soltanto le cose belle esterne della Calabria, e viceversa Mormanno, dovete sapere che a Mormanno il Fiore nella sua opera dice che si coltiva il beriglio. Il beriglio è un silicato ed è quindi una gemma, e lì allora dava lavoro a tantissimi orafi. Oggi come oggi questo beriglio veramente potrebbe essere di nuovo raccolto, tirato su, posti di lavoro per la Calabria e una nuova schiera di orafi poterlo lavorare, perché è di un colore e di uno splendore bellissimo, la cui massima espressione, scusate se sono un pochino tecnico, è l'alessandrite di questo periodo. Per cui ho voluto anche accennare a Mormanno per questa sua caratteristica intrinseca che ha questo paese. Sì, questo è San Bernardino che abbiamo parlato prima per quanto riguarda Mormanno, gira pure. Ecco. Dolce dorme, come sapete tutti, la montagna Dolce dorme, una di quelle del Collino. Dice, ma qui cosa c'entra? Ebbene, c'entra, vedete. Nel 1830 circa scendono in Calabria tre botanici e le credenziali che loro portano prima di arrivare, o meglio che chiedono prima di arrivare in Calabria, la sede centrale dice, stai attento, perché lì con i calabresi fa male, sono della gente scorbutica, veramente. Ecco, io ho voluto proprio sottolinearlo qui, del Dolce Dorme dove si trova, scorbutica, un po', come dire, selvaggia, ostile e scorbutica. Ecco cosa dicono di noi. Ma non i tre botanici, ma le lettere di accompagnamento che hanno da Napoli. Cioè, pensate voi che Napoli stesso non conosceva la nostra Calabria e dicono questo, ma non è questo che mi interessa. E che questo, per salire questa montagna
loro si hanno come guida un pastore. E chiaramente questo pastore è quello che loro immaginano, e cioè selvaggio, ostile e scorbuto. Mentre salgono su questo monte per conoscere meglio l'essenza arborea e le piante, e sentono questo, vedono questo pastore che conosce il nome scientifico di queste piante, e addirittura qui conoscono quella che aveva scritto in un trattato del 1501 Andrea Mattioli. Com'è possibile che questo uomo qui sappia di tutto questo? Tuttavia non si preoccupano e però si chiedono: ma com'è possibile questa cosa qui? Noi che abbiamo avuto queste credenziali di questi uomini che non servono nulla, che sono insomma brutte e cattivi, nere, brutte e cattivi, e oggi invece no, non è così. Loro arrivano fino al monte e non possono fare altro che, guardando la nostra Calabria, dire la bellezza del creato. Vedete, quando quest'uomo finisce il suo lavoro e va via, questi nostri tre personaggi, come si vuol dire, cercano di mettere la mano in tasca e dare non so quanto dovuto, insomma, così. E questo uomo si ferma, dice: no, io voglio da voi soltanto se ci scambiamo i rispettivi indirizzi. E loro ovviamente rimangono male, dicono: ma come? Noi che abbiamo pensato questo, e mentre l'uomo sta andando via, dicono quasi ad alta voce: dove si allinea la virtù? Pensateci un attimino, dove si allinea la virtù? Qui lo sappiamo tutti che non c'è porta senza chiave, non c'è casa senza dolore. Vai. E il castello di Castrovillari Aragonese, che io ho preso qualche appunto anche qui. Leggo la pagina. Gettano anche voi così, e non vedo niente. Non riesce a... Vediamo se trovo qui, questo lì. Sì, sì. Ecco, la città era un antico borgo tardo romano, Castrum, epicentro di tutti i predi, cioè la tenuta agricola nel comprensorio, chiamiamolo Villarum. Il castello è sorto per contrastare gli assalti turchi nel 1453-1456. Ovviamente di Castrum bisognerebbe parlare abbastanza spesso, tuttavia non è che come città abbia influito molto, perché ci sono delle urbanisticamente nella vecchia Castrovillari e poi precisamente la nuova Castrovillari, e lì era importante perché di là passava la strada romana, con il Castrovillari. Gira pure.
dov'è? La chiesa. Qui scrivo molto velocemente che il culto del santo fu importato dai normanni nel 1064. Oh, ricordatevi che noi li abbiamo anche sedetti i normanni, a limite poi di loro dove sono arrivati. L'ingresso rialzato, appunto, indica la presenza di una cripta o di una catacomba sepolcrale. La struttura è basilicale, come vedete, trinavata, con copertura lignea. La chiesa dava inizio alla riconversione del culto dal greco al latino. Ecco, facciamo un passo indietro e partiamo dalla strada legge per le Calabrie perché ci interessa moltissimo. Era un progetto, la strada legge per le Calabrie, che era datato 1778 e doveva partire appunto da Napoli e arrivare fino a Reggio Calabria. Bisogna fare un passo indietro e dire che già nel 1745 di questo tratto di strada era stato eseguito il pezzo che andava da Napoli fino alla regione di Caccia, che erano subito dopo Napoli. E poi doveva proseguire, ovviamente, passando attraverso Morano, come abbiamo visto noi, e quindi scendere giù per la Calabria. Questa strada qui, nel 1793, si interrompe, indovinate, al Lago Negro. E mentre oggi andando al Lago Negro, perché lì le condizioni sono diverse, e tuttavia nel 1793 non aveva fatti passi da girare. Si era fermato sia al Lago Negro, anche perché i ponti che dovevano poi essere costruiti dal Lago Negro in avanti erano abbastanza impegnativi, questi ponti qui. Per cui immaginatevi poi la difficoltà che ulteriore era la famosa strada dirupata, si chiamava, dirupata. È tutto un nome che la dice molto, molto bene. Pensate che il Rillè, quando viene in Italia e scende giù, era stata obbligata che doveva, da Capotenese, doveva andare a Morano. Quindi stiamo facendo un passo avanti. E questa strada qui era stata costruita a mezza costa, dove la montagna si sgretolava continuamente. E io sul libro c'è una fotografia del Rillè che fa vedere appunto come si andava su e le difficoltà che c'erano, immense, cioè non si deve superare. E questa possibilità quindi di fare un collegamento e un proseguimento della strada legge per le Calabrie arriva solo dopo il 1810, sotto i francesi. Da lì in poi il percorso è molto più agevole perché ovviamente si arriva a Morano, poi Castrovillari e si scende giù verso Tarsia. Ecco, vedete, anche lì la strada romana, la nostra strada per le Calabrie, dopo il 1810, che comunque scende giù e passa all'interno di Castrovillari. Invece la strada romana no. Passa a monte di Castrovillari, e non solo passa a monte, ma anche fa un lungo tragitto per poi svoltare sulla destra e per scendere giù poi verso Tarsia. Quindi quando si dice che la strada legge per le Calabrie segue
la strada romana, in realtà non è sempre vero. Ci sono dei punti particolari che non si combaciano. Ah sì, no, lascia pure lì. E purtuttavia sappiamo con certezza che oltrepassato il punto di Castro Villari, sì, scendiamo giù e troviamo uno scempio di questo genere. Su una villa romana di Camerelle, la cui vita è compresa tra il terzo secolo a.C. e il secondo a.C. Era perfettamente una costruzione rurale, i cui resti oggi sono deturpati da una casa di civile abitazione, no? A poca distanza un modesto tratto della strada romana. E questo serviva per individuare la strada romana. Immaginatevi che meraviglia, gli organi competenti, io mi chiedo dove stavano, hanno fatto costruire su una bellissima villa romana una villa di questo genere qui. E già adesso io non vorrei che mi fraintendiate, ma il calabrese in genere ha questa mania anche di demolire delle cose. Anche qui a Siderno stesso abbiamo una demolizione che ci sta particolarmente a cuore e che non abbiamo mai digerito, è della famosa torre Schiriminghi, che era il torre di avvistamento del XIV secolo, che era vicina proprio dove oggi c'è la nostra... Mi pare che le poste, sì, dove oggi sono le poste. Comunque, andiamo avanti tutto per capire cosa succede. Scendendo giù è San Marco Argentano, è un Don John di Roberto il Guiscardo, quindi siamo nel XIX secolo, è il torrino tipico delle fortificazioni normanne. In altura, in rialzo, i primi torrioni furono costruiti con materiale ligneo, poi, estante la loro precarietà, furono realizzati in struttura in muratura. Ecco, i normanni, quando scendevano in Italia, sono scesi attorno al Dida. E immediatamente prendevano un paese, avevano subito un castello. Questo per dire, signori, adesso sono io. E poi, col passare del tempo, questo castello in materiale ligneo diventava un castello, una fortezza vera e propria. Ed era, e questo è un donjon, il donjon sarebbe il castello circolare all'interno di un altro castello, si chiama donjon. Prego. Quella... E questo qui, scendendo avanti, troviamo montato il fugo. E questa è la facciata del Duomo. Le origini del paese sono antichissime. Si ritiene fosse l'antica città Bruzia, addirittura di Ufum, alleata di Annibale, poi di Roma, e successivamente distrutta dai Saraceni. La facciata del Duomo è un bellissimo esempio di barocco plateresco. Signori, penso che sappiate. Il plateresco era un tipo di barocco che si avvicinava quasi al ricamo che si faceva in Spagna. Se voi immaginate, e questa specie di ricamo è stato fatto dai nostri artigiani, eh? E quindi questo è il plateresco, quando si diceva era un ricamo, una bellezza proprio stravolgente vedere questo barocco qui, e pensare che è un nostro patrimonio che insomma non tanto valorizziamo. Ecco, questa è Cosenza, la facciata del Duomo, che tutti sappiamo. Questa qui esibisce caratteri romanici e gotici, detto un pochino. La sommità, che è cuspidata,
la cornice orizzontale, la bassa elevazione sono ricordi classici, come vedete, classicheggiante, ma è un pochino tolta nell'insieme. Mentre l'enorme oculo, quello centrale, e le aperture ogivali e le finestrelle a medaglione sono basso medievali. Gli archi acuti geometrici evocano motivi arabi. Cosenza era la metropoli dei Prusim, come sappiamo. E andiamo un pochino più avanti. Ecco, e questo è molto carino. Dice che quando entri in casa d'altri tratta con rispetto anche il portinaio. Cioè, voglio dire, noi salutiamo con veemenza il padrone di casa, ma ci ricordiamo, ci dimentichiamo magari dell'omino che ci ha aperto la porta. Queste sono massime calabresi che sono pregni di storia. Ecco, Luzzi, che l'abbazia Santa Maria della Sambuchina, scendendo giù troviamo Luzzi, ed è fondata comunque da monaci cistercensi attorno al 1135. È un grande complesso monastico, centro economico e culturale della Valle del Crati. Bellissimo esempio di architettura gotico ogivale dell'Italia meridionale, il bel portale è stato rifatto nel 400, mentre originali sono il presbiterio e la crociera. Luzzi è molto importante perché era un discorso che si faceva se fosse normanno o fosse romana nel paese di Luzzi. E questa diatriba poi ha portato a degli scontri feroci, ma a nulla di conclusivo. Spezzano albanese. E questa è la Madonna delle Grazie. E questa sorge nel luogo di una presunta apparizione mariana, prima come cappella votiva, poi ampliata e arricchita fino alla configurazione attuale. La chiesa ha due navate, anche se il portico è uno ripartito. Vado veloce oppure va bene così? Va bene. Vestiva del castello di Scliva. Questo è il primo castello normanno in Calabria, costruito da Guglielmo Braccio di Ferro e Guaimano V. Questo castello qui fungeva e nei pressi sopra c'è San Marco Argentano. Fungeva da base per l'incursione lungo la Calabria che stava sottomettendo ai bizantini. È stato fortificato nel 1048 e abbandonato nel 1054 perché la zona era infestata dalla malaria, a ragione dei corsi d'acqua vicini che spesso creavano dei pantani. Roberto il Guiscardo poi fece erigere la fortificazione di San Marco Argentano. Questo è il primo castello che fecero loro, ma ahimè non poterono starci più di qualche anno perché la zanzara aveva fatto la sua residenza in quei posti lì, siamo all'inizio del fiume Crati, e in quella zona lì molto paludosa, e in quella zona all'inizio del fiume Crati vi racconto che i nostri botanici
e avevano avuto queste referenze da Napoli molto belle, dicevano anche, attenzione, che quando entrate poi lungo la valle del Crati, vi troverete soltanto fango, puntiglia, palustre, zona paludosa e nulla di più. E invece loro, quando scendono giù, dicono non c'è un palmo di terra che non sia coltivata. E si meravigliano che questa bellissima valle, sì, è vero, ci sono anche, c'è anche questo fiume qui che ogni tanto strariva, ma dalla visione che avevano fatto prima, e cioè zona paludosa, addirittura selvaggia, al fatto che lì, dicevano, non c'è un palmo di terra che non venga coltivato. E tutte le casette sono in alto, perché la sera si spostavano verso l'alto appunto per la famosa zanzara Anofele che dava la radio. E quindi una riflessione deve essere fatta. Se già a Napoli pensavano di questo alla Calabria, santi Dio, cosa vuol dire che non pensassimo a Calabria? E viene da dire, ma insomma, anche questi qui, questi nostri botanici, dicono, ma com'è possibile tutto questo? Non si rendono conto, non capiscono neanche loro. Questo significa che la zona centrale non sapeva nulla della realtà della nostra terra. Un esempio evidente. Oh. Ma questo è il tuo? Qui non vedo niente. E qui non ci vedo proprio niente. Leggi tu, Luciano. Comunque non importa, me la trovo qui. Dov'è? Ora, sei veloce, ma io no. Sì, comunque non me la ricordo così. La nostra strada regia per le Calabrie, una volta arrivata a Cosenza, devo premettere che il tratto da Tarsia, tanto per intenderci, fino a Lamezia, sia la strada regia sia la strada romana si equivalevano, era sullo stesso territorio. Da Cosenza in giù ci sono diverse ipotesi. Nel passaggio della strada regia non esiste possibilità di equivoci, perché è ben individuata nell'Atlante del Rizzi-Zanone del 1774 e modificato nel 1810. Ci sono delle tavole, 36 tavole enormi, e quindi lì è ben indicato dove è la strada regia, per cui non ci possiamo sbagliare. Per quanto concerne invece la strada romana, anche se alcuni autori, come il Gilli per esempio, hanno scritto delle cose molto interessanti, e tuttavia ci sono sempre le solite soluzioni. Una passa guardando dal basso verso l'alto a sinistra di Cosenza, l'altra a destra di Cosenza, cioè, tanto per essere chiari, verso Donnici superiore, Donnici inferiore, Figline, e qui scendendo giù, l'altro invece passava da questa parte, più precisamente dove c'è oggi il torrente Iassa o Lassa.
lo so come si dice. Non so quanti di noi fino a poco tempo fa sapevano che in Calabria ci sono ben tre, dico tre, ponti romani. Fino a poco tempo fa avevo letto, mi ha fatto leggere anche mio amico, del ponte del diavolo o ponte di Annibale, perché una di queste ipotesi, la strada Reggia dopo Cosenza passasse, diciamo, sulla sinistra, guardando sulla destra, e girasse così e andasse fino a Marzi, lì c'è un ponte che attraversava, ponte del diavolo, vediamo un po', sì. Dovrei avere... Ecco qui. Sì. Quindi... Sì, sì, passava questo qui. Sì, sì. Ecco, vedete, la strada romana viene determinata passando poi... C'è, sulla sinistra c'è Melito, ci sono i famosi piani di Melito. Poi scendendo giù la strada romana passava per il ponte di Annibale, il ponte di Annibale, o il ponte del diavolo, si chiamava così, ponte di Annibale o ponte del diavolo, dove la strada romana passava attraverso questo ponte e poi scendeva giù. Vi dico subito che colui il quale è l'origine del male, cioè il diavolo, non c'entra proprio nulla in questa faccenda qui. E neanche il ponte di Annibale, perché gli pare che non ci sia passato Annibale. Il ponte del diavolo viene dal greco, diabal al, significa ad una campata unica. Ed è un ponte, ed è un ponte oggi bellissimo, è sul fiume Sauto. Pensate che è una campata unica di circa 19,50 m e alto 11 metri. Cosa sapevano fare i romani? Sotto questo ponte avevano creato una barriera, no? di grosse lastre, profonde dal pelo dell'acqua, 50 cm, ancora profondo 1,50 m. Perché il fiume Sauto, che significa poi scorrere veloce, non potesse intaccare le fondazioni di questo ponte qui. Cioè, parliamo di rispetto alla strada della Calabria e alla strada romana, ci sono passati 20 secoli. Sono passati, e lì c'era questo ponte bellissimo, questo ponte che poi tra l'altro è quello della copertina del libro. Mimmo, dove si trova questo qua? Sì, appunto. Forse sì, sì, volevo fare quello di lei, ecco qui. Sì, sì, è questo qui, poi. E quindi, tuttavia, c'è ancora una cosa strana. Io parlavo di tre ponti. C'è una cosa strana. La Tante Alice Zannone non ne parla di questo ponte, non dice nulla, assolutamente. E tuttavia esiste, ed è lì. Per cui se volete sapere esattamente dove si trova, io posso darvi anche le coordinate geografiche, sono qui sul libro. Ma il Rizzanone parte da Cosenza, scende giù e mi dice che interseca la strada dopo Limarzi, Fuasbesino, esattamente con il ponte Fratte. Sono tutti ponti romani. Tutti
e tutti scavalcano il Savuto, il fiume Savuto. E beh, quello siamo sicuri che la strada Reggia passasse proprio da quel punto lì, perché ce lo dice l'Atlante geografico del Regno della Sicilia. E ancora, alla distanza di 4-5 km, ancora verso est, quindi a destra per chi guarda la Calabria, c'era un terzo ponte romano, che è il ponte Tavolara, ponte sul fiume Savuto Tavolara, e sono tutti più o meno della stessa epoca. Questo volevo sapere qualche da con te, che ricomando. Ecco. Ecco, sono larghi mediamente 2,70 m. Poi ci sono 45 cm per lato, non, oggi diremmo il marciapiede, in realtà non è così, è una 3,75 m. E questi ponti qui sono di una bellezza infinita. L'ultimo ponte, il Tavolara, dice, ma cosa ci faceva questo ponte lì? Ebbene, ci sono due interpretazioni. Secondo la studiosa Cantarelli, addirittura la strada romana la faceva passare al di sopra di Fichine, e quindi quel ponte lì serviva, doveva pur dare una giustificazione. Per altri invece si dice no, non è così, perché i romani attingevano copiosamente legname dalla Sila, e lì quel ponte gli serviva come servizio. Romani che avevano sempre perenne bisogno di legname, sia per le navi e sia per le nuove costruzioni, questo ponte era un ponte di servizio, serviva loro, ed era sempre sul fiume Savuto. Per cui non inganniamoci quando diciamo, ma non abbiamo resti romani, non è vero. Sapeste voi, gli studiosi che continuano a discutere sulla posizione della strada romana, e perché non è ben determinata? Perché dove vai, dove giri, dove scavi, trovo un reperto romano. Signori, questa è la Calabria, eh? E questa strada continuava, scendeva giù, e questi qua, prego. Ecco, per la Torre Morbillo bisogna fare un passo indietro. Ecco, vedete. È poco distante da Scribla, questa torre qui è normanna ed è concepita cilindricamente come i donjon, quelle che avevamo parlato, che erano delle torri dentro le torri. E infatti era alta circa 10-12 metri, anche altri 10 metri, sì. E numerosi sono i ritrovamenti antichi attestano il valore strategico del sito. Cioè, questa torre qui era messa lì perché era come una vedetta. Ancora le torri di avvistamento non erano nate, perché ovviamente le torri di avvistamento sono le più note qui, almeno in Calabria, sono quelle angioine. Poi seguono quelle aragonesi e poi, se volete facciamo un compendio, seguono quelle vicereali. Vedete, queste qui sono caratteristiche perché sono perfettamente circolari, mentre le torri angioine hanno la base, quindi tronco conica, lo spiccato, quindi è tronco conico, e l'elevato circolare. Di sopra c'era tutto un coronamento di archetti e beccatelli, e sopra ancora ovviamente la vedette. Non penso di andare fuori seminato, perché si parla sempre della Calabria, ovviamente. E pensate un pochino che lì la porta di accesso era verso, ovviamente verso monte, e si saliva attraverso una scala retrattile. Viceversa erano le torri vicereali,
quelle erano molto più spesse, più decise. C'era Afan de Rivera che lì ci aveva messo del suo, il vice di quel tempo. Avevano il, come quasi tutte le torri che si vedono nelle Puglie, la base era tronco piramidale e l'elevato era perfettamente squadrato. Anche sopra c'erano archetti a peccatelli e un grosso solaio dove ci si impiantava il pezzo d'artiglieria. Il pezzo d'artiglieria poteva essere da 60-75, cioè significa che poteva gettare 2,5 km, 3 km. E questi punti, questo non era ovviamente preposto, ma era preposto per visualizzare, eccolo qui, per visualizzare, no, lascia pure, per visualizzare, ecco, questo era preposto per visualizzare gli eventuali nemici. E guardate che nell'anno 1000 costruire, dare fiato a questa costruzione e che si serva nel tempo, insomma ci sapevano fare i nostri antenati. Yeah. E scusatemi se è poco, ma qui la mia parte torinese viene fuori. Dice, ma che c'entra? C'entra, c'entra. È una struttura d'archi semiellittici, prima decada dell'Ottocento. Ecco, la scuola di ponti e strade francese concettualmente attinse ampiamente alle costruzioni tecniche delle preesistenti strutture dell'Italia del sud romane, quelle che dicevamo prima. Ecco, fatemi aprire una parentesi della mia Torino, perché mi pare sia anche giusto. Questo ponte è stato costruito dai francesi nel 1810 e collega quella chiesa, la Gran Madre, con piazza, come si chiama? Piazza Vittorio, come ricordo, con Piazza Vittorio. E questo ponte è lungo circa 155 metri. E i torinesi non amarono mai questo ponte. E tuttavia è stato progettato dal famoso ingegnere Laramé di Bertschamp, alla cui direzione dei lavori c'era l'ingegner Mallet. Vedete, ho preso questo ponte per significare molte cose. A parte il fatto che lì abbiamo la chiesa che, se ben ricordate, assomiglia a qualcosa di romano, no? Ed è stata progettata da un architetto. In realtà, se guardate bene, serve un pochino il Pantheon, però ci è sforzato il nostro architetto. E lì è successo una specie di atriba. Secondo pilastro, primo secondo pilastro, pareva che dopo la costruzione ruotasse un tantino verso fuori. Vi dico subito che non è vero, tutto questo che vi dico io è vero, ma la rotazione di questo pilastro non è mai esistita. Era un errore, come si dice, di parallasse. Tanto per intenderci, guardate una figura con l'occhio sinistro e poi con l'occhio destro, la vedete diversamente, quello è l'errore di parallasse. Così, molto semplicemente. Poi vogliamo scomodare qui il nostro ingegnere, diciamo pure che la teoria di Cosenza, la trigonometria, ma non andiamo oltre, per carità. È un errore di parallasse. E tuttavia, no, lascia pure il non si è arrivato mai alla fine. Finché poi si capì che era un errore di parallasse. Vi dico questo perché nel 1810 si arrivò, dopo aver scomodato ingegnere del Regno Civile del Comune di Torino, Dora, alla costruzione di una piccola diga, che allora era stata costruita in materiale ligneo con delle vergantate
tra un peone e l'altro. Ebbene, questa costruzione, la famosa diga, pensate un po', era alta 2 metri, serviva a uno scopo ben preciso. Questo ve lo dico, poi vi dirò perché. È servito per fare, perché di là si attingesse, poiché ovviamente frenava l'acqua e quindi il pilone era tranquillo perché l'acqua era stata più o meno imbrigliata, di là partiva il canale Michelotti, no? Fatto dall'ingegnere Michelotti, per dare, siamo nel 1810, per dare lavoro alla classe dirigente torinese, perché più avanti, circa 1,5 km, c'erano i famosi mulini della catena che davano lavoro, anche lì per fare questo ponte. Cioè voglio dire, anche il Piemonte, con la stessa Calabria, non crediate che chissà che cosa, eh? E questo, vi ho portato fino a questo punto, per dirvi questo, che poi Vittorio Emanuele, scendendo giù da Casale, per la prima volta che passa attraverso questo ponte, stava così da graziosa, e dice al ciambellano, no, io non passo sul ponte che hanno costruito i francesi, come facciamo qui? E il ciambellano, un pochino più intelligente, Vittorio Emanuele, ci voleva poco, dice no, sire, lei deve calpestare il suolo francese, e così non l'hanno demolito. È una storia vera. Andiamo avanti. Ecco. Vedete, le apparenze ingannano. Parlavamo prima della... che in Torino, quegli anni lì, secolo prima, c'era una certa qualità di vita, e invece no, le apparenze ingannano. E qui tutto conoscete ovviamente il castro bizantino Sant'Oniceto. E il castro, dunque, bisognerebbe aprire una parentesi, capire cos'è la differenza tra castro e castello. Ma non so se ve la sentite, io posso andare avanti, perché... Il castro romano era un accampamento. Il castello vero e proprio, si parla di castello vero e proprio, poi nel 1300-1400, quando veramente si indona all'interno di questo centro i proprietari di questi castelli, quindi creano le camere di servizio, creano le stalle, creano tutto, allora si può parlare evidentemente di castello. Ma tra castello, castro e castello non si faceva una grande distinzione, tant'è che sia il Marafioti sia anche il padre da Fiore indifferentemente parlano di castro e castello. Soltanto poi ci c'è questa differenza tra castro e castello. Cioè, c'era una specie di dicotomia fra di loro. Si parlavano o non si parlavano. E questo qui è un bellissimo esempio di castro bizantino, che da noi... Vedete che il perimetro è completamente diventato con muri, e serviva all'interno sia per i laici che per i religiosi. Nell'imminenza di un pericolo poteva offrire rifugio e protezione alla popolazione dei borghi e delle campagne. Poi, più avanti, con l'arrivo dei Normanni, fu sede del feudatario con le pertinenze militari e giurisdizionali. Mentre il castello, come dicevo, è una derivazione del castro, sia chiaro, ma allora anche nei registri d'Angiò non esiste sta chiara, sta netta, la dice questo è castello di casa, no, assolutamente no, si fa un po' un pastrocchio, fino a che, come ripeto, con l'avvento delle signorie che vogliono abitare in questi castelli, diventano dimora
dei ricchi e come tale sono castelli veri e propri. Poi il castello viene di nuovo, con l'avvento della polvere da sparo, viene di nuovo rimodificato, abbassato, eccetera, questo sì, ma sostanzialmente è rimasto quello che era. Il castello di Cosenza, per quello che è rimasto, è una fondazione discussa fra il 1975 e il periodo di Palermo, dopo dello sceicco musulmano, sentite che è rimasto stabile a Cosenza dopo l'intervento di Gianfranco Cacca, ma trovo il mito di Calabria. Con questo castello poi fu molte volte rinnovato, ce l'ho scritto qui, ho fatto un appunto particolare per questo castello di Cosenza. Ce l'hai tu che mi fai da... Arrivi un buon conto, questo castello qui subì diverse vicissitudini, ma non a causa sua, ma a causa dei terremoti. Sono dei terremoti terribili. In Calabria, quello che tutti ricordano per la storia e per i guai che ha combinato è quello del 1783. Distrusse quasi tutta l'intera Calabria, non solo, ma le montagne li travolse. Cioè, cosa che da inorridire. Si arrivò fino al settimo, quasi ottavo grado della scala Richter, non Mercalli, Richter, che è una scala logaritmica. E quindi immaginatevi quel periodo, ma cosa successe ma a tutti i fabbricati, a tutti i nostri castelli, li hanno distrutti, sono stati distrutti quasi completamente, e tuttavia di là poi la ricostruzione è stata molto lenta e molto difficile. Ecco, questo è il torrione, quindi quello che è rimasto svevo, no? Di Cosenza. Dopo complesso di giudizio diplomatiche, Cosenza fu ripartita tra i normanni nel secolo XIII per Venna Federico II di Svezia, che fece ristrutturare la fortezza dotandola della torre, questa qui ottagonale. Tipicamente, le torri ottagonali sono tipicamente sveve. Questo del Monte, Enna, Aduzza. Un cenno anche a dei castelli fuori dalla nostra Calabria. Tiro qui. Oh. E qui siamo scesi giù. Questo era il punto di incontro della strada Reggia con la strada Romana. Ed è molto importante. Ed era, questa qui era una villa feriale che era datata tardo repubblicana, nel tempo appunto della romanizzazione della Magna Grecia, primo, terzo, secondo secolo di Cristo. Le rudini similari sono a quote di San Francesco, Portigliolo o Casignano Palizzi. Ma volevo fare un passo indietro con voi, se me lo permettete. Perché ritornando alla strada Reggia per le Calabrie, io vi dico che parimenti alle bellezze nostre, anche il sottosuolo ha delle bellezze, io richiamo, veramente notevoli. La strada Reggia, siamo nei pressi lì, scendeva giù fino a Nicastro, ma prima ancora passava attraverso a mezza costa tra il monte Rivelino, mi pare, così va, Rivelino. Ebbene,
bisogna conoscere, sapere che sotto quel monte lì esiste tuttora un materiale lapideo di una bellezza fantastica, ed è il verde di Cimigliano, che è un oficarcio. Poi vi dirò perché vi dico questa cosa. Era un oficarcio ed è un oficarcio dove in profondità, in diversi punti, si ricavavano addirittura dei pezzi da oreficeria. Però si chiamava Verdi di Cimigliano. A Cimigliano stesso sono state costruite molte chiese, o meglio, rivestite molte chiese con questa, con questa oficalce. E comunque la Reggia di Caserta, l'ingresso, il palazzo della Reggia di Caserta, sono state completamente rivestite con il verde di Cimigliano. Così come anche era stato trasportato in Russia. Ma non si chiamava Verdi di Cimigliano, si chiamava Verdi di Polcevera, che si faceva a Genova, altrimenti fosse Verdi di Cimigliano non l'avrebbero preso. Cioè, voi capite, si smercia un prodotto di altissimo livello come il Verde di Cimigliano, ma lo puoi soltanto portare dappertutto fuori dall'Italia solo se si chiama Verde Polcevera. È bellissimo il Verde Polcevera. Io, come vi ripeto, su questi materiali ci ho passato tantissimi anni, ma credetemi, il Verde di Cimigliano ha una marcia in più. Ecco, vi ho detto questo perché anche sotto i nostri piedi ci sono degli immensi tesori, solo che non li conosciamo. Io adesso sto dicendo quello che possiamo vedere tutti, insomma, queste terme romane che sono di una bellezza infinita, eppure vi posso garantire che lì non c'è, insomma, non sono andato a vederli, non c'è nessuno, dico nessuno, che vada lì a vedere queste cose. Eh sì, ma noi siamo fatti così. Se dobbiamo chiudere, io chiudo, Non stringe. Vai avanti. E questa è una bastione di Malta. Questa non era una torre di avvistamento, faceva anche la torre di avvistamento, ma perché era molto grande, faceva la torre di avvistamento e da prima difesa del suolo. Vai avanti. È il monastero qui ortodosso di Seminara, ed è un'antica formazione, questo lo leggete anche voi, non c'è bisogno, è molto bello, la costruzione recente ovviamente, è stato ricostruito dopo il sisma del 1908, perché siamo lì vicino ovviamente a Reggio e Messina. E qui è da pensare, signori, pensateci un attimino. Questa è una chiara sfiducia nonostante. Beh, che stanno di Sciro lo conoscete tutti, gli anni che ha avuto, eccetera. Ma la cosa più sconvolgente di questo castello, che io pensavo chissà cosa fosse, e che poi guardando sulla enciclopedia Tracane me l'ha spuntato. Dice che un pozzo fatto dai. Sì, un pozzo fatto dagli spagnoli, al di là di tutto. E difatti è un po' spagnoleggiante. Stavo di Sciro vesto dall'alto. E qui ho messo un pochino di storia perché mi pareva fosse giusta. Ecco che andiamo nei famosi porchi di cui parlavo. L'altro Wood è bellissimo. È un insediamento di epoca indefinita, io non so cosa dirvi. Il toponimo è vero, suona bizantino, ma il linguaggio locale è grecanico.
famosa isola, nella isola alloglotta nostra. Ma non è greco, ma il paese è un paese fantasma, che tuttavia è intriso in un'atmosfera fuori dal tempo. Io sono andato a vederlo assieme a poi un altro. Le case sono addossate, proprio c'è uno sfreno roccioso, che sono circondata dalla mendolea. Vai. Ecco, parlavamo della mendolea. Il borgo e il castello. E questa è un'età incerta, questo borgo qui. E tuttavia, di sicuro apparteneva alla famiglia degli Altavilla, perché compare in un documento. E Sofio De Giacomo, però si può accreditare l'importanza del borgo in età normanna, di sicuro. Oggi non rimane quasi nulla, sia per i frequenti sismi, sia per restauri veramente impropri. Io purtroppo, con mia moglie siamo andati lì a vedere sto castello e abbiamo assistito a degli interventi di muratori che era meglio non vederli. Ecco perché ho messo per i frequenti sismi e anche per i restauri propri. L'ho visto io. Ecco qui è Pentedattolo, è più vicino a noi, è bellissima. Anche qui si parla di Diomo Grecanico, che era addirittura protetto dall'UNESCO, periodicamente partecipa al Festival della Pace, voi sapete. Nel 1686 si consumò la strage degli Alberti, voi la conoscete sicuramente, tra il barone di Montebello e il marchese di Pentedattolo. E purtroppo lì ci scappò il morto. Voi conoscete questa storia, non è il caso che io mi dilunghi, tuttavia è tutta scritta sul libro nelle due versioni, in quella un po' posticcia e in quella storica. Ed è molto importante perché, pensate un po', siamo a Canolo, vabbè, bene così. Ecco, vedete, come dicevo prima, noi dobbiamo andare a trovare le bellezze. Parlavo di Murano, dobbiamo andare, sì che so, a Napoli o giù di lì, a Sorrento. E così dobbiamo andare anche per vedere le Dolomiti, alle Tre Cime, per vedere alle Tre Cime della Varea. Io conosco perfettamente, perché come dicevo prima al vostro presidente, al nostro presidente, ho fatto il militare negli Alpini, pensate un po'. E quindi conosco perfettamente le Dolomiti e la bellezza di queste montagne, specialmente la mattina, quando si specchia il sole. No, lascio lì, per favore. Non deve lasciarlo, per favore. E io continuo a dire che queste Dolomiti del Sud non hanno nulla a che invidiare con le Dolomiti che ci sono al nord. E la Dolomia non è un la Dolomia è un bicarbonato di calcio e magnesio dal punto di vista chimico ed è diversa dal carbonato di calcio dalle altre montagne che ci sono. Appunto si chiama Dolomia, Dolomita. È un bicarbonato di calcio e magnesio. Dolomia perché ha preso il nome da Dolomie francese, sono dappertutto in Italia i francesi. Eppure si chiama Dolomia. Comunque, chimicamente è così. Ma credetemi, certamente sapete che a Canolo ci sono queste bellissime punti, queste guglie, io le chiamo guglie, e sono di una bellezza infinita. Eppure, quanti di noi siamo andati a Canolo? Magari ci prendiamo un panino e andiamo fin su a vedere le nostre Dolomiti. Vedete, io questo, io avevo 19 anni quando sono andato a Torino, e vedevo che loro di un nulla facevano chissà che cosa. E invece quando io sono sceso giù tutti gli anni, proprio vero, e mi chiedevo sempre queste cose qui, così come mi è venuta in mente la favoletta di quando siamo stati in Germania sul Reno. E c'era questa nave
con un'atmosfera particolare. Dico io, ma cosa succede? Siamo il classico italiano che c'era lì in Germania. Mi fa, qui c'è uno sperone particolarmente roccioso che punta verso il fiume, per cui la nave deve stare molto attenta, perché potremmo chiaramente avere dei guai, ma è di una bellezza infinita. Dico, Madonna, andiamo a vedere questa cosa qui, cavolo, succede? Dopo un quarto d'ora ste musiche si erano fermate. Dico, ma cosa è successo? Dico, ma dov'è sto sperone? Dice, è lì, non lo vedi quello? Era un pezzo di pietra, credetemi. Ma dico, ma scusate, ma ci siamo guardati noi. No. E quello era un pezzo di pietra. Così. Dico, è quello? E dico, sì, è quello. Siamo combinati bene. Così come Normanni, di ieri. Io mi sono voluto fare un appunto, anche per Federno, credetemi. Scusatemi un attimino se mi prendo... Se vi prendo un po' di tempo, ma come dice Mimmo, mi dovete spegnere. Ecco, i Normanni, questo popolo che arriva da Normandia attorno al 1000, e per noi abbiamo una prova evidente, ed è qua, carta canta. E io scrivo. Nel frattempo, e più a sud, andavano affermandosi al potere gli Hauteville, cioè italianizzato in Altavilla, famiglia normanna la cui ultima generazione era costituita da 12 fratelli, 8 dei quali scesero via via in Italia. Dalla prima unione tra Tancredi e Altavilla e una donna di alto lignaggio chiamata Muriella, nascono Guglielmo, detto Braccio di Ferro, Drogone, Umferto, Goffredo e Serlone. Morta la moglie, Tancredi convola in seconde nozze con una donna chiamata Fresenda. Ammazza, ci dava da fare. E da questa seconda unione nascono 7 figli. Roberto, più famoso, detto il Guiscardo, no? Futuro principe di Puglia e duca di Calabria, Malgerio. Vi dice qualcosa sto Malgerio? Signori, questa è storia. Malgerio. E vedete, io l'ho addirittura messo in così, Guglielmo, da non confondere con l'altro Braccio di Ferro, Alveredo, Umberto, Tancredo, Ruggero. Malgerio io l'ho scritto diversamente. Cosa dirvi? Non lo so. Abbiamo qui la storia, abbiamo qui tutto. E anche bene la frittura di pesci, per carità, questa sera mi avete confortato con la vostra presenza. Altrimenti, l'avevo già detto, caro Presidente, a coloro i quali non vengono, io non vengono, io regalavo un libro, non vengono, sono venuti tutti, perché poi lì. Sì, e poi dovevano dirmi, li interrogavo. Andiamo avanti, vediamo se abbiamo finito. Eh beh, questo è normale, no? Questi sono gli etti calabresi, io ho voluto inserirli perché li tengo di una bellezza infinita. Vabbè, il castello del Gerai ce lo conoscete tutti, non c'è bisogno. Comunque c'è scritto a fianco che Goffredo Malaterra attesta l'inconfutabile notizia secondo la quale un castumur normanno foretto la città di Gerai. Quindi è Goffredo Malaterra che dice che il castello, dice, non io, è normanno. Qui abbiamo la cattedrale di Gerace, che
concepita, dove la cosa. E come vedete, di Gerard c'è un'ipotesi molto, molto bella, molto fantastica. A parte il fatto che nel 1783 sta centrale, sta cattedrale di Gerace venne quasi demolita, e io ho un bellissimo libro del principe dove mi fa vedere la pianta di Gerace completamente gialla. Noi tecnici sappiamo che il giallo significa demolizione, il rosso ricostruzione, per cui ritengo, e poi d'altro canto non vedo quale potrebbe essere la difficoltà di concepire che la cattedrale di Gerace fosse stata completamente abbattuta e poi ricostruita. Ci sono delle missive che voi trovate sui libri dove dice appunto questo, e d'altro canto il bellissimo a Venezia c'è un pennone grandissimo a Venezia, c'è una costruzione che devo dire, non mi ricordo più come si chiamava, cos'era a Venezia quella grossa costruzione, comunque che era alta circa 100 metri ed è crollata, eppure i veneziani l'hanno rifatta, ma senza nessuna problematica, sì, è stata rifatta, punto. Questa voi la sapete benissimo, ho soltanto riportato la cattedrale di Schio, quello che dice Paolo Orsi, al di là di tutte le invenzioni, è questo che dice Paolo Orsi, e mi piace riportarla così. Ecco, per la porta di Besodì si entra nel piccolo ambiente, questo è per sei, sorretto da agili colonnine che reggono cupole e voltine a botte, nel quale tutto ispira orientalità e bizantinità, tutto organicamente e sapientemente concatenato nelle forme, nelle resistenze perimetrali, nella gravitazione delle volte, ecco, nella bellezza insomma e nella solidità dell'opera. E meno male che è riuscito a salvarla, altrimenti anche quest'opera andava a farsi vincere. Andiamo. A proposito di torre, abbiamo messo quella a Pagliopoli, che subito dopo Locri. Oggi si è andato a vederla e non è più alto di 1,5 metri, 2 metri. E rappresenta... questa qui era una torre un pochino anomala, per la verità. Abbiamo fatto molti studi, ma non è che ci abbiamo capito molto, perché era una torre alta addirittura 20 metri. E comunque la sua destinazione d'uso principale potrebbe essere anche una torre d'avvistamento, ma non è nata come questa, come torre d'avvistamento. E quindi ci chiamava anche torre dei Merri, eccetera. E quindi l'ho messa soltanto perché sono le cose misteriose della Galatea, grandi le cose misteriose. Io? Grazie dell'attenzione. Due paroline che non ha detto Vincenzo, ma mi sento di dirle io. Quando io ho preso in mano questo testo per leggerlo, visionarlo, da un lato avevo Google e dall'altro lato avevo il libro. Vi assicuro che è stato un viaggio fenomenale per la conoscenza del territorio. Forse questa sera non siamo riusciti a rendere la potenza del libro, però vi assicuro che è qualcosa di importante. Grazie Vincenzo, davvero eccezionale. Grazie ancora. Domani parleremo di restanza. Cos'è la restanza? È un sentimento. È un sentimento che colpisce tutti quanti noi, sia quelli che partono, sia quelli che rimangono. E domani scopriremo. Tante grazie per la presenza e ci vediamo domani sera. Buonanotte a tutti. Rocco Sgamberluri sarà il nostro artista di domani, scultore. Grazie ancora. Grazie Vincenzo. Sembra
la stessa ora. Sì, sì.